Allora, si dovrebbe sentire la mia voce, incredibile, magnifica, profonda come sempre. Abbasso un pochino la musica, altrimenti non ci sentiamo. E svelo gli ospiti di oggi. Eccoci. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera, buonasera. Qui Jacopo, come sempre, ovviamente, se siete qui, è soprattutto per... No, sto scherzando. Qui come mio copilota, guardiano del faro, sempre Matteo... che saluta con due, come... Cos'è? Un po' datato questo saluto, Matteo, come... Il dottore delle ostriche, il dottore delle ostriche. Eccolo, io stavo aspettando solo questo. E come potete ovviamente vedere, c'è con noi, ci sono con noi Nathan e Eleonora di Wild Matters. Ciao a tutti, ciao a tutte. Buonasera, buonasera. Eccoci, allora... Allora, prima intanto che la gente si accomoda su, come dico sempre, tutte le sere su queste poltrone virtuali, ovviamente, perché chiaramente ognuno arriva con i suoi tempi, noi ce la prendiamo con calma, senza fretta, e facciamo un po' due chiacchiere fra di noi, raccontiamo qualcosina. E innanzitutto Eleonora e Nathan abbiamo la stessa età, questa è la prima cosa più o meno che ho visto... Più o meno, siamo più o meno coetanei. Perché ultimamente lo sto guardando spesso nel profilo dei miei intervistati. Sono più grandi di me, stanno già lavorando, sono più piccoli di me, stanno già lavorando, e se sono più piccoli di me e stanno già lavorando, allora mi preoccupo. Perché? Perché, esatto, come fanno? Che è successo? Ovviamente vi avvicinate un pochino, non vi sento bene quando parlate, infatti ogni tanto... Vai, vediamo com'è. Oh, sì, meglio, molto meglio. Ovviamente nella chat, se sentite, cioè avete problemi, se sentite, non sentite, sicuramente fateci un fischio che noi lo leggiamo. Allora, stiamo dicendo, partiamo con calma, partiamo con tutta la calma del mondo e raccontateci un po' di voi. Innanzitutto Nathan ha due nomi, perché io ho letto Nathan, però poi io mi sono andata a cercare da qualche parte e ho visto che non è il tuo unico nome, è Andrea. Sì, alla live è Andrea Nathan, tutto attaccato. Andrea Nathan. Okay. Ma dai. Sì, però penso sia stato un errore, non una scelta voluta. Comunque io mi faccio chiamare Nathan. Ok, non volevo. Io giustamente faccio l'impiccione come... Perché, no? Quando vai a intervistare poi ti devi un po' informare. Ma chi so queste persone che vengono qui? Mentre entrambi, insomma, avete fatto un percorso di studi simili. Potete raccontarci un pochino chi siete? Sì, perché siete qua? Giustamente. È davvero interessante, poco comune il percorso. Beh. Allora inizio io. Vai. Io sono iscritta ormai anni fa alla Facoltà di Filosofia di Milano e a me è sempre interessato molto lo spettro dell'umano, dell'etica soprattutto, della politica e diciamo appunto delle relazioni, come l'umano si interagisce con altri umani e con l'ambiente. Ho sempre voluto e ho sempre avuto un interesse molto particolare per l'ambiente, gli ecosistemi, la fauna, e quindi nel mio percorso di studi di filosofia ho scelto di specializzarmi e dare più esami di biologia, etica ambientale, etica animale. e ho fatto appunto la mia tesi triennale su il rewilding da un punto di vista diciamo più filosofico, con un linguaggio assurdo. Ora rileggendola dico cosa ho scritto, è troppo filosofesa e critica. E quindi ho fatto questa tesi di rewilding e poi ho scelto di passare da filosofia a diciamo mettere le mani in campo e fare una specializzazione scientifica di management della biodiversità e conservazione in Stirling, a Scozia, perché appunto il mio scopo era ibridare un po' le facoltà sia umanistiche, filosofia, etica e poi la parte più scientifica, diciamo. Ok, vabbè, mi sono venute già mille domande, ma continuate poi. Scrivi tutto. Abbiamo lasciato una fetta bella grossa della nostra storia, ma adesso la raccontiamo, dove viene poi anche la nostra formazione più da campo. Sì. Io praticamente volevo fare scienze naturali fin da piccolo, ma ho avuto, come capita quasi a tutti, pessimi insegnanti che mi hanno fatto pensare. Io sono sempre stata una persona estremamente curiosa, laddove non si potevano fare domande, non si poteva, come dire, cercare di andare a capire il funzionamento delle cose, ma si assumeva nozioni imparando la memoria. Trovo un certo disgusto e tendevo ad allontanarmi. Così, nonostante l'indirizzo scientifico del mio liceo, sono poi andato a fare filosofia. Mi sono laureato in triennale in filosofia e lì ho cominciato a riavvicinarmi magicamente all'interesse primario, che era l'ecologia, proprio perché scrissi una tesi triennale legata ai temi della guerra e alla trasformazione dell'ambiente attraverso la guerra. Da lì poi mi sono specializzato in statale all'Università degli Studi di Milano in etica ambientale, sempre con un sacco di esami di evoluzione. Ho cercato di mettermi in pieno studi chimica, evoluzione biologica eccetera, e ho fatto una tesi che poi è stata pubblicata come libro, e non era il mio primo libro, avevo già pubblicato un libro in precedenza che si chiama Umani troppi umani, e non il libro di Nietzsche Umano troppo umano, ma Umani troppi umani, che è dedicato al problema della sovrappopolazione. Praticamente mi sono giocato un po', molti mi hanno detto non scrivere della sovrappopolazione, non parlare del sovrannumero umano come problema, perché altrimenti qui ti lauri con un voto più basso eccetera, ma alla fine in un modo o nell'altro, anche grazie alle gomitate dei miei relatori, sono riuscito ad uscire molto bene, e da lì ho casualmente ho iniziato una carriera come divulgatore ambientale, perché prima facevo dei video su YouTube, ho lavorato un pochino come videomaker eccetera, ma era proprio per passione così. Da lì poi sono stato chiamato, ho collaborato con i Radicali, con Più Europa eccetera, per far ottenere dei fondi per la contraccezione in Africa subsahariana, con la Regione Lombardia eccetera. Ho collaborato con diversi partiti politici eccetera, e ho vinto subito un dottorato in etica animale a Santiago de Compostela, dove ho iniziato appunto a lavorare con questo docente un po' particolare, nel mentre che pubblicavo articoli, libri eccetera, collaborando un po' di qua e di là. Ho fatto un po' di conferenze sull'antropocene, tutte queste cose che adesso magari in università si sentono, ma da qualche anno fa non si sentono. Premesso, io qualche anno in più di lei, di 29, lei ne ha 24, quindi c'è un po' di gap. Nel mentre praticamente ho conosciuto Eleonora ad un meeting sulle droghe praticamente psichedeliche, e da lì abbiamo cominciato a decidere di viaggiare, partecipare a determinati progetti di ecologia assieme. Siamo stati in Inghilterra, Slovenia diverse volte, anche a conferenze internazionali sull'orso. Siamo stati in Galizia a fare riforestazione più di una volta. Siamo stati in Finlandia a fare interviste alla gente locale circa la relazione con i grandi carnivori eccetera. Quindi a una certa mi sono convinto che non era la mia strada quella del dottorato in filosofia, almeno per il tipo di docente che avevo. Ho mollato e insieme siamo trasferiti in Scozia, dove praticamente abbiamo entrambi conseguito una specialistica in conservazione della biodiversità, focalizzandoci sul castoro. E poi siamo tornati in Italia a tempo di Covid, e ricominciando a sprombattuta con libri, pubblicazioni e questa Academy online che abbiamo creato assieme, dedicata a questi temi. È pazzesco, cioè, non so, sembra una vita condensata in... Sembra che in questo racconto non l'hai fatto per la prima volta, non sono 10.000 volte che ripeti sempre le stesse cose magari. A proposito di tutte queste cose, io già lo faccio adesso, in chat scrivo punto esclamativo os Ed ecco qui tutti i link di Wild Matters, dove potete seguire, a parte chiaramente il canale Instagram, tutti i diversi, tutte le cose che durante questa serata ci parleranno, perché non ci parleranno soltanto della Wild Academy, della Rewild Academy, che è fra i link appunto che ho messo in chat, ma ci parleranno insomma di altre cosine. Intanto io ve lo lascio lì. Posso andare con la prima domanda, così continuiamo un attimo. La specializzazione che avete fatto all'estero era di che tipo di dipartimento? Avete avuto problemi a, insomma, farvi passare, diciamo, il titolo triennale, queste cose qua? Non è solo a livello pratico, anche, e burocratico, intendo anche poi magari poi stando poi al corsi eccetera, come vi siete sentiti, magari se qualora appunto il dipartimento che dove avete fatto la specialistica era biologia o scienze naturali, non so come è stato. Sì, il dipartimento era ecology. Per quanto riguarda il livello burocratico non abbiamo avuto problemi, perché appunto a livello di dipartimento di filosofia c'è anche molta scelta tra di fare esami di biologia, chimica, cose del genere, e avevamo già determinati crediti di base per accedere alla specializzata. Cosa. Non l'avrei mai detto. Ovviamente c'erano diversi tipi di specializzata, abbiamo scelto quella in cui potevamo sia accedere sia quello che più ci ispirava a livello di materie trattate, temi trattati, come conservazione ambientale. Si focalizzava anche molto sulla politica, la strategia di conservazione dei parchi, di management, quindi era quello che ci interessava anche molto. A livello invece di metodologia, diciamo, ci siamo trovati in un mondo molto diverso, venendo da filosofia, un po' perché forse, diciamo, un metodo di insegnamento anglosassone, quello in Scozia, un po' perché era un metodo scientifico, ci siamo trovati davanti a un modo diverso di ragionare, forse un pochino troppo poco critico nei propri stessi confronti. Nel senso, c'erano molte metodologie standard appurate, questa era la procedura e non ti dovevi chiedere nient'altro, dovevi applicare la formula per valutare la popolazione di una specie ed era questo. E se tu dicevi ma secondo me non ha troppo senso, secondo me non stiamo considerando determinate variabili che dovremmo, è troppo complicato, non è realistico, diciamo che ho avuto un'altra percezione di cosa sia fare e lavorare in ecologia. Credevo fosse molto più... Beh, i limiti computazionali... Beh, adesso poi non so entrare nel merito di quello che ti riferivi nello specifico, ma insomma potrebbe... Cioè, di limiti computazionali ne abbiamo ancora tanti. Ma anche i limiti umani, sicuramente. Magari inserire... mille variabili e rendere sempre più concreto i modelli e quant'altro. Anche gli aspetti sociali, ad esempio, immagino sì, quelli penso che siano praticamente impossibili da inserire. Una cosa che molto spesso la gente non sa è che quando tu studi nella facoltà di filosofia, a parte che esistono i filosofi della scienza, cioè queste creature che non è che studiano Platone, Aristotele e basta, così imparano a memoria un po' di storiografia, c'è proprio un manuale su manuale in cui si studiano appunto gli effetti del cambiamento climatico, chi pagherà il prezzo del riscaldamento globale, chi non lo pagherà, chi dovrebbe, si studia l'evoluzione, si definisce cos'è il concetto di specie, cioè ci sono un sacco di cose e uno può scegliere e farsi tutti gli esami che vuole di letteratura italiana dell'Ottocento, oppure può andare a farsi anche chimica organica, può andare a farsi evoluzione, e noi abbiamo avuto anche la fortuna appunto di essere in una facoltà in cui c'è tanta scienze cognitive, ma c'è anche tanto legame con l'evoluzionismo eccetera, quindi mi è capitato spesso, interloquendo con persone che provenivano dalla stessa università ma magari dalla facoltà di scienze naturali, in confronto facevano molto meno studio dell'evoluzione e magari facevano esami magari più matematica, fisica di base eccetera, che anche noi volendo potremmo fare, ma c'era meno focus nell'andare proprio a farsi tutta la letteratura riguardante proprio soltanto le teorie legate al, ai vari ipotesi legate appunto alla teoria dell'evoluzione, ai vari aggiornamenti, tutte queste cose. Quello che mi è capitato, che mi ha colpito a Stirling in Scozia, era che da un lato c'era un approccio che ho gradito molto, cioè il problem solving del adesso si parla di nucleare, facciamo un dibattito sul nucleare, ognuno si procuri le fonti da sé, lega dei paper scientifici, domani si dibatte. E anche con esperimenti mentali, abbiamo fatto esperimenti anche sui bias, eccetera, cioè ti dicevano ok, non mi interessa la tua posizione sul nucleare, tu oggi fai il ruolo del cittadino che protesta contro la nuova centrale, quello devi avere, tu invece hai il ruolo di chi deve sviluppare la centrale nucleare, quindi trovate i buoni argomenti, quindi c'era un tipo di logica, però quello che mancava, noi siamo persone che in casa diciamo maciniamo un centinaio di libri l'anno, quello che ti ha stupito è che lì non praticamente quasi nessuno studente avesse mai aperto un libro all'interno del periodo dal bachelor fino alla magistrale. Quindi più che altro la cosa secondo me problematica è che questi argomenti, più che essere di pura appunto ricerca scientifica sul campo quantitativa, è come intraprendere delle scelte politiche a fronte di alcuni dati e per determinare alcune output, per avere alcuni obiettivi. Ad esempio, deve conservare questo habitat, cosa prediligiamo, come lo facciamo, quale specie deve essere eliminata, quale specie deve essere conservata, appunto. E questa è una scelta prettamente politica e commerciale. Ovviamente ci sono delle buonissime ragioni ecologiche, anche economiche, ma ecologiche per farlo. Però diciamo che spesso non vanno di pari passo. E l'abbiamo visto spesso, soprattutto appunto quando si decide come intervenire su ecosistemi o altre specie, quanto vi siano dei pregiudizi a livello di ok, si possono abbattere tot animali perché è così che si fa e non si cercano magari altre vie per ovviare il problema. Sì. Infatti una delle cose principali su cui anche vorremmo discutere con voi questa sera è che anche dopo la nostra visita a Rewilding Appennines, sentendo parlare sempre di più di Rewilding Europe eccetera e vedendo altre realtà al di fuori, anche i nostri stessi professori, quello che siamo resi conto è che magari c'è un approccio, viene insegnata ad esempio l'economia ambientale anche secondo una metodologia molto vecchio stile, ma non si parla mai di etica ambientale, non si parla mai di politica ambientale nel senso più alto del termine. Questo fa sì che alla fine ci sia veramente poco desiderio a lavorare col cambiare la testa delle persone. Cioè non c'è il tentativo di si dialoga con gli stakeholder, ma quando si dialoga con gli stakeholder si segue uno schema fisso tenendo presente che lo stakeholder in qualche modo bisogna arrivarsi a un compromesso e non si può mai dire che ad esempio l'esistenza stessa di un determinato stakeholder è un problema e causa danni anche a una collettività umana e non. Queste cose non si possono tendenzialmente dire e secondo me appunto è il grande limite del rewilding oggi e il grandissimo limite anche della maggior parte dei libri pubblicati in italiano e in inglese sul rewilding. Perché noi abbiamo fatto appunto un'Academy che si dedica di questo, il rewilding, è la cosa di cui parliamo di più, e il problema è che si mischia sempre il piano sociale al piano ecologico. Non so se avete fatto caso studiando comunque nelle facoltà scientifiche, ma più vai in cose che hanno un'implicazione sulla vita della gente, più accade questo fenomeno per cui si slitta facilmente dal piano della, ad esempio in ecologia c'è la ecological caring capacity di un ambiente alla sociological caring capacity. Però bravi scrittori, anche bravi insegnanti tendono a scambiare queste due realtà in modo tale da confondere verità legate alla scienza dura, diciamo, del dato ecologico con verità dettate dalla comodità dell'accettazione sociale. E questo credo che sia il più grosso problema che abbiamo oggi nel momento che parliamo di ecologia. Tendenzialmente, diciamo che io e Jacopo veniamo dalla stessa magistrale, e però come poi ogni specializzazione insomma aperta poi ci siamo creati due percorsi totalmente differenti. Lo stampo della magistrale è stato sulla gestione degli ecosistemi e quant'altro, e però alla fine diciamo che Jacopo confermerà solitamente non è che ad esempio nei corsi di conservazione della biologia o gestione degli ecosistemi si è mai entrati nel dettaglio di quelle che sono ad esempio letture aggiornate su temi e quant'altro. Diciamo che una delle pilastri che, diciamo, lo sviluppo sostenibile, di quello con cui appunto ho a che fare e vedo, è che teoricamente si dovrebbe sempre mettere sullo stesso piano società, economia e ecosistemi. Però quello che stavi dicendo te, forse dimmi se sbaglio, è che spesso si switcha facilmente le due sfere, sociale e ecologica. Intendevi questo prima quando dicevi? Esattamente. Ok. Faccio uno studio sul rewilding, scrivo un libro sul rewilding e ti dico: guarda, ho analizzato bene le cose come stanno, la cosa migliore è introdurre grandi erbivori invece che grandi carnivori. Ti chiedo come mai? Ci sono delle evidenze per cui avere grandi carnivori potrebbe essere un problema. Tu cominci a indagare, sì, ma è un problema per chi, per cosa, ti rendi conto che magari da un punto di vista fattualmente ecologico la cosa migliore, ad esempio, sarebbe reintrodurre nello UK grandi carnivori come i lupi. Poi tu trovi libri scritti da docenti degli UK che invece ti dicono: forse la cosa migliore è introdurre i bisonti, come stanno facendo. Tu dici: ma perché c'è già overgrazing? Perché? Ma perché tutto sommato, grazie alla collaborazione della comunità sociale, il fatto che tu lo puoi considerare livestock, eccetera. Comunque ti girano la cosa e tu dici: ok, ma tu non mi stai più parlando di ecologia, tu mi stai già parlando di aspetti inerenti alla sociologia, all'accettazione sociale, alla human dimension. Quindi tu dici, si fa passare un'idea, perché poi la gente magari prende, strapola e ti dicono: no, è una cattiva idea, il rewilding non si può fare con i grandi carnivori perché tutto sommato la chiave del rewilding sono i grandi erbivori, e uno, appunto, lo prende come un dato di fatto ecologico, quando la realtà è che di ecologia c'è il 5% e il 95% delle ragioni per cui alla fine stiamo parlando così tanto di reintrodurre, ad esempio, il tauro, come si dice adesso, al posto che reintrodurre i grandi carnivori o spingere per più corridoi ecologici per i grandi carnivori, è sostanzialmente una questione legata alla società. Quindi tu dici, nel dover considerare anche la sfera sociale, poi ne viene sempre meno il reale interesse che potrebbe averci l'ecosistema, e quindi la scelta più ottimale viene scartata e si trova un compromesso che però, dici, non è soddisfacente. Questo intendi? Se ne vengono meno una serie di aspetti perché le decisioni sono influenzate anche dalla sfera sociale, che deve essere comunque presa in considerazione. Più che essere influenzate e prese in considerazione, sicuramente si deve prendere in considerazione, perché non sarebbe neanche etico introdurre una specie tipo il lupo in un posto in cui non sono totalmente preparati a riceverlo e far ammazzare tutti i lupi nell'arco di un mese. Però quello che credo che lui stesse comunicando è che molto spesso le persone fanno passare dei dati sociali per dei dati ecologici, e se non leggi attentamente magari un libro potresti convincerti del fatto che allora ecologicamente stanno meglio i bisonti che i lupi, e invece devi leggere un attimo tra le righe e capire come mai c'è questa affermazione che al cuore molto spesso non è ecologica ma sociale e politica. Spesso noi studiamo che per i manuali classici di ecologia trovi ecologia delle popolazioni, eccetera eccetera, poi trovi la parte finale con ecologia umana. Il fatto è che l'ecologia umana è l'ecologia, nel senso che non è che puoi pensare di facciamo il nostro environmental assessment, facciamo uno studio su un territorio, sulla possibile introduzione di specie, senza direttamente calcolare che su quel territorio ci stanno esseri umani, e quello che gli esseri umani fanno dipende anche da quello che decidono di fare, nel senso che tu non puoi prendere le azioni degli esseri umani e pensare che non siano influenzabili o che non possano cambiare o che non ci si possa discutere, eccetera. Quindi come le persone si comporteranno ha un impatto ecologico, e questo deve essere tenuto presente. Invece generalmente anche nelle università, o quando si utilizzano magari modelli legati alla teoria dei giochi, alla statistica per decidere determinate cose, noi chiamiamo la società stakeholder, e generalmente diciamo con lo stakeholder si fa il compromesso e escludiamo un pochino la dimensione umana dalle problematiche ecologiche. Diciamo, questo è il nostro ambiente, facciamo un finto esperimento mentale pensando che, ad esempio, una popolazione di lupi si comporti in un certo modo piuttosto che un altro, a prescindere da noi, e poi ci raggiungiamo un soggetto umano. Un esempio classico è quando, non so, Luigi Boitani ti viene a dire l'esempio di rewilding nello Yellowstone non funzionerebbe qua perché qua ci sono, perché l'Europa è diversa, molto spesso la gente dice ok, non possiamo prendere quella del caso della keystone species, della reintroduzione al grande carnivoro e dell'ecologia della paura come un modello ecologico perché ad esempio è stato testato in America ma qui in Europa non funzionerebbe. Attenzione, ma non funzionerebbe perché ci siamo noi e per come noi decidiamo di comportarci eccetera, ma non è che non funzionerebbe perché automaticamente i comportamenti e le interazioni fra le altre specie cambiano, quindi c'è ancora lì un sottile passaggio tra il ci siamo o non ci siamo, tra la dimensione sociale e umana che viene tolta e non tolta. E questo è pieno zeppo di paperi scientifici e le pubblicazioni, ma bisogna farci attenzione. E perché dico farci attenzione? Perché sulla parte umana è quello su cui possiamo più lavorare, c'è poco da fare. Possiamo anche fare quello che adesso la notizia terribile che è arrivata lì appunto dall'Abruzzo, avete fatto la diretta con Rewilding Appennines, Salviamo l'Orso. Tu puoi anche lavorare quanto vuoi per cercare di portare avanti una popolazione di 100 orsi e farla appunto cioè voglia di fare studi, valutazione dell'habitat eccetera, se poi un domani uno prende un pugno di politici, taglia metà parco regionale praticamente compromettendo un intero corridoio ecologico, quindi lì si può dire che c'era un habitat idoneo o non idoneo all'orso. In quel caso la idoneità non è tanto un'idoneità ecologica ma un'idoneità che sta nella testa della gente che deve decidere cosa farne di quel territorio. Quindi è molto questo. L'educazione sfondi una porta aperta. Scusami Matteo, però. Una porta aperta. Scusami Matteo, perché ci siamo, come dire, inoltrati veramente in maniera molto dura all'interno del discorso. E io stavo cercando di seguire piano piano. Allora, quello che di solito faccio è dire no, va bene, ma adesso cerchiamo di mettere i tasselli uno per uno partendo dalle basi in modo tale che lo spettatore può capire. In realtà no, adesso lo dico veramente io perché altrimenti Jacopo non capisce. Partiamo da qualcosa di più semplice ed è una cosa più importante non in quanto quello che stava dicendo non è importante, ma quanto si costruisce insomma su qualcosa prima, no? Quello che mi piacerebbe dire, ed è la stessa domanda che ho fatto a Rewilding Appennines, per cui secondo me è interessante vedere anche come voi rispondete alla stessa domanda: che cos'è il rewilding per voi? E vediamo un po' la differenza, no? Con quello che mi è stato già risposto, in modo tale che anch'io di me, quindi è più comprensibile, quindi vale che è più comprensibile. Sembra più lungo. Ok, allora secondo me quello che è il rewilding, per come l'ho studiato e l'ho diciamo preso con me, è una filosofia radicale della liberazione degli ecosistemi e delle altre specie. Rewilding significa letteralmente, diciamo, ridare libertà. Ridare libertà rispetto a cosa? Non alla presenza umana, che la presenza umana deve essere integrata negli ecosistemi. Noi siamo animali come altri presenti in ecosistemi, va bene, ma libertà dall'ingerenza e dal dominio dell'umano, che appunto vivendo nell'epoca dell'antropocene ormai è pervasiva su ogni parte del globo terrestre. E quindi il rewilding è anche una filosofia, diciamo, della liberazione e della restituzione. È per questo che il rewilding si concentra nel creare, non tanto nel proteggere, ma nel ridare vita a ecologie che sono bloccate dalla appunto troppa frammentazione, troppa presenza umana, troppa pressione umana sugli individui animali, tra appunto sottrazione di habitat, caccia, molto altro. E appunto direi questo. Io invece la vedo sia come una filosofia della liberazione, ma anche proprio come un movimento che tende a scardinare quella che è la conservazione, perché la conservazione ha sempre avuto un atteggiamento poliziotto. Nasce anche in ambito aristocratico per preservare aree, e generalmente nasce da cacciatori eccetera che avevano l'attenzione verso determinata fauna in un momento di espansione industriale eccetera, quindi si cercava di preservare. Infatti prima si chiamava preservazione, poi è diventata conservazione. A noi non piace proprio l'idea di conservare, mi sembra proprio un'arte museale. Noi non vogliamo conservare, non vogliamo vivere in un mondo in cui per vedere la fauna bisogna mettersi lì e col binocolo cercare di vedere se c'è un lupo a 2 chilometri, perché forse lì in quella piccola area c'è la possibilità di vedere ancora un lupo. Questa appunto è una partita già presa siamo già sconfitti in partenza, in pratica, se pensiamo in questi termini. Non a caso, per quanto siano enormi gli sforzi della conservazione, il Sochen Godal e tanta gente che ha fatto cose meravigliose, comunque viviamo in quella che è la sesta estinzione di massa della biodiversità, con un tasso di estinzione dalle 100 alle 1000 volte superiore. Ed è una responsabilità umana, una responsabilità anche per quanto mi concerne etica, cioè dei nostri valori. Io credo che sia un grandissimo fallimento. Qualcuno dice che è naturale l'estinzione, quindi forse non dovremmo neanche curarcene. Persino alcuni biologi dicono che al giorno d'oggi alla fine bisogna lasciare le specie che si adeguano a vivere con noi, quelle che possono esserci utili, e le altre chissà, non è qualcosa di importante. Eppure c'era un problema grosso, che in realtà quando si dice che l'estinzione è qualcosa di naturale, in realtà non è così naturale. Noi sappiamo appunto che da quando esiste vita sulla Terra sono state 5 estinzioni di massa, e tutte sono state dettate da contingenze, da fattori esterni molto particolari, tipo la caduta di un asteroide, supervulcano, rilascio di metano, cioè cose grandiose, non cose ordinarie, che non erano iscritte nel modo in cui la vita lavora. La vita lavora per complessità, per diversificazione. La biodiversità non è qualcosa che ci siamo trovati in mano, ma è il prodotto di quello che la vita fa, cioè la vita tende alla ridondanza e al diversificarsi esplorando. Quindi quello che stiamo facendo ora è qualcosa che non fanno le altre specie, non è l'estinzione che è normale, che capita, il tasso di estinzione di fondo. Qua praticamente noi stiamo estinguendo specie più velocemente di quanto le specie si creano, quindi noi stiamo praticamente facendo una cosa che è altamente, diciamo, passare una parola naturale, cioè il tasso di estinzione supera il tasso di speciazione la nostra specie. E quindi per me il rewilding è dire stop a tutto questo e cercare proprio un movimento che non accetti più l'idea di vivere in un mondo che semplicemente, appunto, con un atteggiamento poliziotto diciamo dobbiamo pure fare economia, però attenzione, facciamo economia ma un pezzo di parco quest'anno riusciamo a salvarlo. Se non voglio qualcosa che appunto diventa un commiserarci e dire dai, qualcosa di buono, forse questa specie ancora per 8 anni non è estinta. Io quando sento parlare il concetto di minimum viable population, cioè l'idea che una specie più o meno al 95% di possibilità che tra 100 anni non si estinga, una popolazione al 95% di possibilità di non estinguersi entro 100 anni, la vedo come una cosa molto misera, quando magari una specie normalmente va incontro all'estinzione nell'arco di 1 milione di anni o più. Quindi l'idea del rewilding è proprio dire stop a tutto questo e sovvertire questo atteggiamento appunto di sconfitta in partenza che la conservazione ha avuto fino a oggi, e cominciare a pensare a cosa possiamo fare, cioè non a fermare la costruzione di una strada, ma cercare di arrivare al punto in cui la strada venga rimossa e il bosco venga ricreato, per intendersi. Adesso è il motivo, questo è chiaro, per cui le azioni sottolineate spesso insomma siano principalmente anche politiche, non soltanto dal punto di vista ecologico di conservazione, per l'appunto non si tratta di attuare all'interno di un piano già prestabilito, ma di crearne di nuovi, cioè nuovi approcci all'ecologia, e questo è molto interessante. Una domanda dal punto di vista storico. Io ho studiato rewilding ma pochissimo, cioè nel senso ovviamente molto meno di voi, molto meno approfonditamente di voi, per cui anzi sono io che chiedo a voi delle lucidazioni, no? Il rewilding nasce in America secondo una determinata spinta insomma di quegli anni, che però si adatta in Italia perlomeno, o comunque nel mondo insomma moderno, in maniera diversa da come era stato concepito originariamente. Voi avete percepito questo cambiamento in questa filosofia, o semplicemente avete accolto quei valori di quell'epoca, no? Lo spiego per Matteo magari, o ma in generale per chi ci ascolta. Rewilding fondamentalmente nasce negli anni 70, datemi una gomitata se sbaglio qualcosa perché è possibilissimo. Negli anni 60-70 fra i romanzi fondatori insomma della filosofia di quel tempo, soprattutto per gli amanti dell'ecologia, c'era per esempio Silent Spring, insomma tutti i romanzi che andavano a identificare un problema che fino a quel momento non era così evidente agli occhi di tutti, insomma era evidente fino a quel tempo insomma la grande spinta urbanistica e tecnologica dell'uomo. e i primi le prime evidenze letterarie, i primi riscontri sulla natura vengono soprattutto sentiti, e cresce una sensibilità in quel periodo. In America fare rewilding, dove c'è tantissimo spazio per poter ristabilire magari popolazioni di bisonti, eccetera eccetera, c'è tanto. Quando viene portato in Europa, qui, almeno questa è la storia di Rewilding Europe, bisogna cambiare un po' il paradigma, perché chiaramente non stiamo parlando degli stessi ecosistemi, non stiamo parlando della stessa storia. La storia dell'uomo banalmente in America è più breve rispetto a quella in Europa, in Africa, in Asia. Motivo per cui c'è bisogno di cambiare un po' il concetto, e si realizzano diversi tipi di approcci a seconda della nazione, fondamentalmente. E come da questo, la mia domanda, scusate per quanto è stata lunghissima, come da questo si passa invece a quello che avete in voi realizzato secondo le vostre esperienze? Storia lunga, tu vuoi aggiungere qualcosa? Io direi che prima, quando tu hai menzionato Silent Spring eccetera negli anni 60, quello sembra un po' una coincidenza tra il movimento ecologista che precede l'Earth Day, cioè non farei mai risalire Rewilding a quegli anni lì, perché quegli anni sono proprio gli anni in cui nasce il movimento ambientalista, e anzi proprio sono gli anni appunto di fermento, di trasformazione, sì, c'è tutta l'Earth Day, c'è Silent Spring, ma c'è anche The Population Bomb. Sono diverse pubblicazioni che hanno trasformato un po' i limiti dello sviluppo, cioè i limiti alla crescita, per meglio dire, del Club di Roma. C'è tutta quell'idea un pochino di ambientalismo radicale, che poi negli anni 70 in realtà dopo è morta per una nuova ondata di cambiamento nelle idee politiche, quindi un po' è rallentata. Soprattutto c'è stato poi il passaggio da Carter e altri, nuove politiche, poi Reagan eccetera. C'è stata tutta una trasformazione sociale, perché c'è stato il primo ambientalismo molto forte, molto radicale, che poi è andato un po' a spegnersi. E poi Rewilding in realtà è tornato, ma è tornato più forte negli anni 90, e nasce in un contesto di ecologia profonda. Non so se avete mai sentito parlare del concetto di ecologia profonda. Comunque è una... no? Ok, quindi questa è una aperta 10 episodi a parte. Sarebbe bellissimo fare in futuro una live sull'ecologia profonda, sarebbe molto bello. Questo contesto di cui mi stai parlando degli anni 90, quindi dopo, diciamo, dopo aver il contesto ambientalista più radicale, diciamo, più... degli anni 70, questo nuovo contesto degli anni 90 è sempre ambientalista o nasce da un mondo più accademico? In realtà nasce da movimenti molto che lavorano molto sul campo, gruppi attivi anche di, non lo chiamerei ecoterrorismo, ma ecoprotesta, ad esempio Earth First, che è un movimento attivista molto importante in America per i diritti ambientali, e uno tra i fondatori, tra i popolarizzatori anzi, del rewilding come movimento è Dave Foreman, un ecologo, scrittore, filosofo, che è stato tra anche i fondatori dell'importante organizzazione Terra Club, che ora è cambiata totalmente da come era appunto negli anni 90. E anche prima, direi. E anche prima. E appunto Dave Foreman. Invece, diciamo, le basi più ecologiche le hanno buttate Michael Soleil e Arne Næss, due importantissimi ecologi che si sono resi conto di come, piccola parentesi, i processi top down, cioè da grandi carnivori su prede eccetera, abbiano un ruolo molto importante a livello ecologico comparati rispetto ai bottom up, cioè quelli appunto fotosintesi, disponibilità vegetale, prede, predatori. Una cosa che prima di allora era impensabile in ecologia. Infatti in America i lupi venivano sterminati perché considerati un danno ambientale. Questo per far capire quanto un'idea o un concetto, un pregiudizio o una mancanza scientifica possa totalmente sovvertire quello che noi crediamo essere ecologicamente sostenibile oppure no. E quindi il rewilding nasce anche come movimento sia sociale che di scienza ecologica, su come intervenire o su come comprendere gli ecosistemi. E poi quando è arrivato in Europa, secondo me si è molto ha abbassato molto i propri, diciamo, standard, ma non volevo obiettivi. Nel Regno Unito l'unico che ne parla, secondo me, similmente all'idea di Dave Foreman o Michael Soleil, è il giornalista George Mambio, che ha scritto ormai 7 anni fa un libro molto bello chiamato Selvaggi in inglese e Selvaggi in italiano. E appunto ha preso diramazioni un po' diverse e credo che si stia un po' sottovalutando, nel senso, perché proprio perché l'Europa ha una storia, la presenza di esseri umani è molto più forte, molto più pervasiva sull'ambiente, allora lì il rewilding deve essere più forte. In America c'è molto da fare, ma non così tanto quanto ce n'è in Europa, anzi in realtà, forse sì, perché l'America è più grande, però in generale c'è tantissimo lavoro da fare in Europa e secondo me non possiamo usare la scusa dell'essere in tanti o dell'aver usato molto il territorio e averlo cambiato rispetto a come era una volta, per non agire radicalmente quanto è stato proposto, almeno in America. Ok, provo a dire qualcosa anch'io. Mi dovete scusare che sono tipo una sorta di archivio di informazioni gigantesche, quindi mi si aprono 1000 pop-up, varie cose. Quello che diceva lei sull'atteggiamento ai grandi predatori è una cosa importante. Si parlava prima del lupo che veniva visto come una peste e veniva ucciso. Non sarete mai sentito parlare di Aldo Leopold, il padre dell'etica della terra, che era uno dei primi ranger americani, che negli anni 30 praticamente ha scritto Sandy County Almanac, che è praticamente il manifesto di qualunque ecologo. Cioè praticamente lui diceva che un giorno, mentre era una battuta di caccia appunto per rimozione dei lupi, perché i lupi andavano rimossi dalle zone del parco eccetera, perché erano considerati semplicemente un nemico, cioè il cervo, che era praticamente un elemento positivo del paesaggio perché ovviamente garantiva la possibilità di caccia eccetera, veniva rimosso da grandi carnivori, i grandi carnivori andavano battuti. Lui spara questa lupa bellissima, la guarda nei suoi occhi mentre la lupa muore, poi dice: quel giorno ho capito che nel lupo, nella montagna erano d'accordo con quello che stavo facendo. Cioè per la prima volta sposta dalla prospettiva visuale umano che vede ad esempio la presenza del lupo come nemico perché abbatte i cervi, alla prospettiva diciamo, potremmo dire non scientifica semplicemente, una prospettiva diversamente non umana che è quella della montagna, cioè che è quella dell'ecologia del territorio, per cui il cervo appunto è considerato un nemico perché magari appunto mangia le foreste e ne impedisce la ricrescita, e quindi il lupo con la sua presenza permetteva sani ecosistemi. Questo dibattito, che nacque appunto in quegli anni 30 in America, è esportato pari pari oggi nel Regno Unito, ad esempio. Nel Regno Unito il problema principale di cui si parla è il fatto che c'è un overgrazing di cervi, un sacco di cervi. Se andate a vedere, se volete vedere degli ungulati, andate nel Regno Unito e ce ne sono a palate che ti attraversano la strada anche di notte mentre vai in auto per le Highlands. Ce ne sono talmente tanti che tra loro e la pecora praticamente non cresce più un albero. E infatti cosa si fa? Recinzioni su recinzioni. Poi però è un prodotto umano a recinzione, quindi cosa fai una volta che c'è recinzione? Non ci sono più cervi che ci entrano e quindi cresce troppo la vegetazione, perché non puoi avere o troppi erbivori o zero erbivori. La soluzione sarebbe quella di appunto esercitare la presenza, di avere dei grandi carnivori con l'ecologia della paura. Questi animali non soltanto vengono predati ma si spostano e quindi c'è tempo per la vegetazione di ricrescere, si creerebbe un ecosistema più sano e resiliente. Questa intuizione è un'intuizione che è lì in America negli anni 30, ma che poi muore un po' lì, perché tutte le cose citate, Silent Spring e tutte queste rivoluzioni verdi sono sempre state molto centrate sull'inquinamento, sono troppi esseri umani, moriremo tutti, come facciamo se non ci sarà più cibo, però c'era poca attenzione verso la biodiversità, verso un approccio con le altre specie. Questo nasce con il movimento, secondo me, nasce in maniera più intensa col movimento ecocentrico, col movimento di rewilding in quegli anni appunto diventa più vivo, secondo me negli anni 90 ancora di più, e si basa su quella che dicevamo prima, che è l'ecologia profonda, la deep ecology. La deep ecology, che è una cosa importantissima, infatti mi rammarico che non si studi nelle facoltà di scienza naturale, questo è una cosa veramente brutta, però la deep ecology parte da questo assunto, è una teoria del primo filosofo al mondo ad essersi occupato di ecologia, che è Arne Næss, praticamente uno dei padri dell'educazione in Norvegia, che lo ha distinto l'ecologia profonda da quella che ha chiamato ecologia shallow ecology, ecologia superficiale. E perché la divideva in due? Da un lato c'è l'ecologia del facciamo una piccola riforma qua, facciamo una piccola reintroduzione lì, eccetera, e quindi otteniamo traguardi, ma traguardi estremamente precari, e l'ecologia profonda che invece ripensa totalmente un modo di intendere il nostro rapporto con le altre specie, un modo di vivere, un modo di comportarsi, un modo di pensare anche magari alla pianificazione di un parco piuttosto che alla pianificazione a strada, che parta già veramente dalle basi. È come se noi nel vivere la nostra giornata teniamo presente tanto dell'ecologia quanto teniamo presente dell'economia, cioè completamente un nuovo modo, quasi un modello antropologico che cambia, e questa è l'ecologia profonda, che appunto richiede una profondità di cambiamento radicale, che è quella che è detta necessaria. Quando a Næss gli chiedevano se fosse positivo per il nostro secolo, per il secolo XXI, Næss diceva io non vedo nulla di positivo nel secolo XXI, ma sono ottimista per il XXII, e adesso vedono tutti questi movimenti, Fridays for Future, Extinction Rebellion, eccetera, si rende conto che dovremo passare un bel po' di greenwashing, un bel po' di ecologia superficiale, e forse tra il cambiamento climatico, tra gli 11 miliardi che raggiungeremo di umani, alla fine forse l'umanità ne uscirà fuori un po' più matura ecologicamente, se ne uscirà appunto. Beh, chiaramente tutto il discorso verte sempre su un adattamento che non soltanto la natura ha, ma anche la società umana nei confronti del... grazie mille Pellegrino Dormiente che accende il faro innanzitutto, e appunto dell'adattamento che fa la società umana e dei sistemi che sono altamente conservati. Sistemi altamente conservati, prettamente economici, prettamente sistemi che si ripetono e tendono a conservarsi così, nonostante appunto delle forti ondate di cambiamento dal basso. Vedi per esempio il greenwashing, non è che la grande società cattiva ti dice no, vedi è cattivo quello che stai dicendo, no? Io sto parlando un po' dal punto di vista della comunicazione, perché adesso sto studiando comunicazione scientifica, e non ti sta dicendo no, vedi sono quello che dici sono contrario, no? Allora è molto facile dipingere quell'azienda petrolifera americana che aveva fatto gli adesivi con Greta Thunberg abbastanza tremendi. È facile additare quell'azienda come insomma il male del mondo, quando invece vedi delle altre aziende che fanno questi fenomeni di greenwashing e fanno chiaramente, spendono soldi per una pubblicità nella quale si definiscono green, pulite e così via, no? Quando in realtà tutto questo è nell'ottica dell'adattamento di queste aziende a semplicemente un trend, no? Dicono ok, va per la maggiore questa cosa, non è un problema, io mi riesco ad adattare molto, molto facilmente, molto velocemente, e qui ritorniamo al fatto che è un problema di reti complesse, cioè nel senso non stiamo vivendo da soli, no, l'hai detto tu, raggiungeremo presto gli 11 miliardi in poco tempo. Bene, 11 miliardi di io la vedo così perlomeno, persone e ogni persona è estremamente uomocentrica, cioè nel senso il fatto stesso di essere umano, no? Con una personalità, con mille estri, e tutti gli anni che passano si convince sempre di più la persona stessa che ha il diritto di dire A, B e C per motivi personali, perché lui ha vissuto tutto questo. Questo si aggiunge a una marea di voci che fa sì che il quadro si complichi in una maniera inverosimile. Il motivo per cui, vedete, tutto questo sembra che arrivo a non dire niente, però ci arrivo. Mi piace moltissimo durante queste chiacchierate mettere qualche tassello base, e secondo me Nathan e Eleonora mi dispiace anzi se vi ho fatto spiegare dall'albore dei tempi, però non lo so, è bello avere un contenuto che abbia in maniera ordinata tutti questi elementi, in modo tale che tutti i riferimenti di cui avete parlato, io in primis, posso andarmeli a leggere, no? E... Ti devo dire che noi abbiamo pubblicato due testi, uno sul Rewilding, non l'abbiamo detto prima, Into the Rewild, scritto apposta per fare cosa? Perché il primo libro è scritto da persone italiane, in italiano, sul Rewilding, e questa è una cosa importante, ed abbiamo scritto proprio per evitare che il Rewilding potesse diventare troppo famoso, cioè lo volevamo scrivere in anticipo per prevenire che il Rewilding diventasse il nuovo green, e non vogliamo appunto che domani escano veramente a marchio rewilding friendly nuovi prodotti dell'allevatore dietro l'angolo di casa, che sostanzialmente rimane, se, per aver piantato due alberi, pensa di poter appropriarsi di una parola che per noi è un potere estremamente sovversivo. Nell'altro libro invece che ho scritto qua, perché c'è una produzione di libri annuale sulla degenerazione in credere, in cui parlo di religione in maniera specifica, in realtà c'è un capitolo molto importante in cui faccio la storia dell'ambientalismo e spiego appunto tutti i libri che sono stati pubblicati, come è cambiata l'ambientalità, e spiego perché l'ecologia profonda è così importante, proprio perché noi dobbiamo arrivare a cambiare le teste. Se tu vai in una facoltà di ecologia e nella facoltà di ecologia ti insegnano economia ambientale ma non ti insegnano etica ambientale, lì c'è già un fallimento. Perché cos'è l'economia? Cioè, questa cosa, noi prendiamo l'economia come fosse una scienza dura, ma l'economia non è una scienza dura, perché però, come qualcuno ha detto, è un mix di matematica e speranze. Sulla matematica non ne discutiamo, ed è una cosa appunto che apprezziamo come scienziati eccetera, ma sulle speranze bisogna capire uno cosa vuole sperare, e allora lì è importante, perché assumere le speranze come un qualcosa, come un dato di fatto, qualcosa di duro e di immutabile, è un problema. Come si sa, chiunque studi matematica o comunque economia sa anche che, o sociologia eccetera, che l'idea di homo economicus, che fa scelte razionali, che pensa sempre al proprio interesse, è un costrutto sociale, e se tu non lavori con quel costrutto sociale, non lo cambi, non usciremo mai dalla crisi ecologica, perché se tu non convinci le persone che coesistere con l'orso fa bene, a prescindere dal fatto che l'orso possa portarti un vantaggio in termini economici soltanto per l'ecoturismo, non si andrà mai lontano. E noi abbiamo lavorato per la maggior parte del nostro tempo ad esempio con la coesistenza con i grandi carnivori. La coesistenza con i grandi carnivori insieme alla questione della sovrappopolazione umana sono i due topic su cui abbiamo lavorato di più da anni ormai, in diversi paesi anche, e siamo giunti alla conclusione che sostanzialmente la cosa migliore, soprattutto in determinati posti, quando si parla di rewilding e si parla ad esempio spesso di reintroduzione di specie, io penso all'Italia è un paese in cui sì, si può fare un po' di reintroduzione di specie, ma la prima cosa che dobbiamo insegnare alla gente è non ammazzare gli animali. Però viviamo in un contesto in cui alle facoltà di, appunto, anche di scienze naturali formano persone per la gestione faunistica, che poi è un circolo vizioso. La gestione faunistica significa che la fauna va gestita, e se la fauna la gestisci non puoi fare un vero e proprio rewilding. C'è la speranza appunto che di dare un valore a cose che in realtà hanno relativamente poco valore ecologico, e con questo intendo dire due cose. Siamo troppo clementi nei confronti di certe mentalità rurali, che siano esse di allevatori, che siano esse da cacciatori, e su questa cosa noi non vogliamo muoverci neanche di una virgola, nel senso che se arriva l'animalista e ti dice parliamo di diritti animali, tu gli dici ah buffone, io parlo di ecologia, cosa seria. Se arriva il cacciatore che sbraita eccetera, tu gli dici ma sì, ma vai, fai questa caccia al cinghiale, anche se sai perfettamente che nella caccia al cinghiale fatta in un certo modo la popolazione di cinghiali ti cresce rispetto a che diminuire. Quindi il problema è che anche quando consideriamo gli stakeholder partiamo già con un bias, per cui semplicemente chiamiamo estremismo ciò che è nuovo, e invece non consideriamo estremiste posizioni semplicemente perché sono consolidate, ma che razionalmente sono estreme, come l'idea di poter girare armati in un bosco e poter ammazzare la fauna più o meno come si vuole senza avere una formazione specifica di ecologia. Io mi hai lanciato qualche spunto che già prima volevo chiedervi, ma visto che l'hai messa in mezzo, la questione come si pone il concetto di rewilding con il concetto di gestione degli ecosistemi, nel senso della, come dicevo prima, integrazione del contesto ecologico, sociale ed economico, e quindi di nuovo ci sarà sempre una commistione di esigenze messe sullo stesso piano, e quindi non ci sarà mai una gestione ad esempio di una riserva, di un parco, di un'area verde, una priorità assoluta per un aspetto ecologico, se non appunto influenzata anche dalle altre due sfere, quindi sociale ed economica. Come si pone il rewilding su questo tipo di aspetto di gestione sostenibile in senso stretto? Nel senso, come si pone sul fatto che sono imprescindibilmente legate? Questo dici? Cioè nel senso, sì, che non puoi separarle, diciamo, in ogni caso? I tre pilastri, diciamo, della sfera della sostenibilità, che sono appunto ecosistema, società e economia. E, come vengono visti nel questo piano univoco di queste tre sfere per il Wilding, come è vista questa presa di livello? A livello prettamente di teoria filosofica, due cose. Prima di tutto è la società a dover venire a patti con l'ecologia e non il contrario, perché il contrario non è possibile. Se noi non ci adattiamo all'ecologia, semplicemente distruggiamo la vita su questo pianeta e forse anche la nostra. E l'unico modo è appunto che noi ci adattiamo all'ecologia, e quindi c'è bisogno anche, quando si va a fare appunto politica, management, di invertire un po' quello che è il nostro pensiero dominante ora, cioè quello più o meno utilitaristico, più o meno quello di mettere alcuni interessi umani al di sopra degli interessi ecologici, senza capire che l'interesse ecologico è, cioè l'interesse, quello che fa bene all'ecologia fa bene anche all'umano come specie animale. Per quanto riguarda invece la gestione, l'obiettivo diciamo ultimo del rewilding è quello di non gestire affatto. Nel senso che ovviamente non tutto il mondo, non tutte le zone possono avere zero gestione. Noi parliamo spesso anche di rewilding urbano, quindi mettere più spazi verdi, anche più fauna all'interno delle città, ma non per questo diciamo deve essere lo stesso che andare in Alaska. Essere in città ovviamente cambiano le regole del gioco, gli interessi. Però lo scopo della rewilding è quello di non operare più sugli ecosistemi, cioè risanarli, reintrodurre specie, cercare di far ripartire i processi ecologici, i processi per poi non dover più mettere mano. Esattamente, esattamente. Immaginiamo anche la gestione un po' come se noi stessimo vivendo in un periodo di totalitarismo, noi non potremmo decidere tantissime cose della nostra vita, si attuerebbe quello che in filosofia chiamiamo la biopolitica, cioè la politica che entra proprio nel tuo privato, nelle case, nelle tue scelte, con chi vai, dove vai, incontri, che lavoro scegli, qualunque cosa. Immaginiamo, sembra una cosa tanto fantasmagorica, ma funziona così in determinate zone del mondo e ha funzionato così in determinate zone qua in Europa fino all'altro ieri storico. Quello che noi stiamo attuando con la fauna selvatica è biopolitica, semplicemente noi siamo dei totalitaristi, potremmo definirci nei confronti delle altre specie, e qua dico grossa, ma potremmo definirci appunto dei nazisti o altro, perché noi decidiamo chi vive e chi muore. Se l'osso bruno marsicano esce dal parco nazionale Abruzzo, la gente anche formata, la gente che in Abruzzo ci vive ti dice: ehi, ma perché non vi riprendete l'orso? Perché non ritorna là? Ma se invece che recintarci noi per proteggerci dall'orso, non facessimo un recinto bello grande, ci mettessimo tutti gli orsi dentro? Cioè, questa è la mentalità che dicevo prima. A cui in un certo senso dello specismo, no? Cioè, nel senso è proprio... Il rewilding va contro questa cosa qua, dice che noi siamo parte della catena alimentare, noi siamo parte del ciclo della vita, noi siamo parte degli ecosistemi. Ciò significa che dobbiamo mettere la nostra vita allo stesso livello della vita delle altre specie? No. Ciò significa che dobbiamo mettere i nostri interessi per ultimi? No. Però il discorso è che noi siamo quello che si chiama una specie chiave di volta, esattamente come il castoro, sapete appunto il concetto di specie chiave di volta. Adesso non so appunto il pubblico quanto sia informato rispetto alle altre live, ma è una specie che esercita in proporzione alla propria biomassa un effetto estremamente significativo sull'ecosistema, come il castoro che genera ecosistemi, un effetto a cascata per cui appunto altera completamente il corso dei fiumi, eccetera eccetera. Noi siamo come dei super castori, cioè abbiamo un effetto potentissimo sugli ecosistemi circostanti, ma tra l'essere una specie chiave di volta con un suo impatto specifico all'essere appunto una sola specie alla regia, diciamo, di come il mondo deve essere strutturato, a poter determinare da polo a polo letteralmente chi vive e chi muore, questo è un problema. Infatti noi diciamo spesso che c'è anche un capitolo del libro che si intitola La natura non è un giardino, per far appunto passare questo concetto che non possiamo metterci a regolare, numerare, chiedere e progettare il mondo come stiamo facendo ora. Tra l'altro gran parte di quello che fanno gli ecologi, i biologi eccetera è continuo, zoologi e così via, è andare a numerare le specie, sapere quanti individui abbiamo di una categoria o un'altra. Una cosa che condivido invece che aveva detto Boitani una volta è: va bene i numeri sono importantissimi, ma siamo anche un po' ossessionati, cioè generalmente quando una specie, ad esempio, riportiamo la fatica all'Aifurtus per portare l'orso di Trentino, alla fine noi mettiamo le altre specie in una sorta di accanimento terapeutico, per cui se sono 50 sono praticamente quasi in via di estinzione. Se superano il 50 vanno riabbattuti per tenerli contenuti, che se fanno troppo diventano un problema sociale. È sostanzialmente come se stessimo trattando con una persona che sta per morire, la teniamo in vita, ma mai si rialzerà dal letto. Tra l'altro, connettendomi a questa metafora, diciamo, medica, secondo me la conservazione, diciamo, lo studio degli ecosistemi, il management, eccetera, è come un medico che tiene controllate tutte le funzioni vitali di un paziente che potrebbe morire da un momento all'altro, quindi mette insulina, antidolorifici, altre cose di cui non so. E invece lo scopo del rewilding è smettere di tenere questo paziente, diciamo, in fin di vita, appunto, monitorare tutti i dati, eccetera, ma farlo uscire dall'ospedale, fondamentalmente. Sì, cioè, è un'operazione invasiva il rewilding, cioè, questo teniamo presente, perché la cosa che molto spesso viene confusa è il rewilding è estremamente invasivo. Uno dice, ma come, rewilding è la liberazione degli ecosistemi, non si vuole avere gestione, poi tu arrivi, prendi una camminata di orsi e li catapulti in Gran Bretagna saltando la manica. Cosa significa tutto questo? Significa che sostanzialmente quello che stiamo cercando di fare oggi è, prendendo la metafora medica, un'operazione a cuore aperto, nel senso che gli ecosistemi stanno morendo e non prendiamoci in giro, anche se adesso le popolazioni un po' aumentano per l'abbandono delle zone rurali, eccetera. Comunque globalmente il trend della biodiversità è in drastica diminuzione, soprattutto le popolazioni e la diversità genetica fra popolazioni è in drastico calo. Quello che dobbiamo cercare di fare noi è una missione estremamente intrusiva negli ecosistemi, quindi con la creazione di corridoi, con veramente un management significativo, ma deve essere quel tipo di operazione, come invasiva, come un'operazione a cuore aperto, che però poi ti lascia il paziente uscire dall'ospedale e decide di continuare con la sua vita senza noi che ogni giorno dobbiamo appunto starci a prendere cura di questo paziente. Quindi l'idea è quella di riportare gli ecosistemi in una condizione tale per cui non dobbiamo preoccuparci costantemente del si estinguerà quella specie o quell'altra. Ciò non significa che non continueremo a fare scienze naturali, non continueremo a studiare, non continueremo a monitorare, ma il modo in cui verrà fatto sarà molto meno come l'idea appunto di essere un medico costantemente depresso per le condizioni del suo paziente che sembra proprio non potersi mai rimettere. E quello che lo diceva, appunto, quello che citavo prima, Aldo Leopold, la prima cosa che aveva detto, che essere un esperto di natura è come essere un medico che vede un sacco di ferite nel mondo circostante e può decidere di fare due cose, o disperarsi o tentare di curarle in ogni modo. Però questa è la condizione di chiunque si rende conto di cosa succede all'ambiente circostante intorno a noi. Non pensi che faccio ovviamente giustamente delle domande provocatorie, ma in maniera insomma normale, la visione della, come dire, della situazione sia un po' slegata dalla realtà contestuale nella quale è immersa la persona, insomma, che tenta di fare un'azione di conservazione. Ti spiego il concetto. Io e Matteo, insomma, le persone, ma non so, dipende dalla facoltà, ma abbiamo studiato che l'azione di conservazione non sono, come dire, non vertono sulla mettere le mani all'interno dell'ecosistema, ma la libera gestione dell'ecosistema a se stesso. Visione diversa, per esempio, di un ingegnere che fa un'opera di conservazione anche lui, perché anche altre branche diverse scienze fanno opere di conservazione, ma che ne so, lui dice ok, invece di monitorare la situazione, semplicemente, che ne so, facciamo una bella barriera qui, facciamo una bella diga e lasciamo che il corso del fiume, appunto, ma ci mettono le mani in qualche modo per poter aggiustare la situazione, no? Quello che abbiamo sempre imparato noi, insomma, quello che ci è stato insegnato perlomeno sui libri, chiaramente è semplicemente il primo approccio che si ha alla vita di queste tematiche, è che le mani, insomma, bisogna mettercele il meno possibile, e azioni di conservazione e di gestione della fauna si fanno principalmente in quello che avete giustamente detto voi, sono i recinti, sia delle zone per cui la popolazione non si riesce a riequilibrare, le popolazioni faunistiche non si riescono a equilibrare in maniera autonoma, e deve per forza metterci in mano l'uomo. Per esempio, io ho fatto la guida alla tenuta del presidente Castel Porziano qui a Roma, e è un recinto, è un bel recinto, però è un recinto. Cioè, nel senso, ci stanno cinghiali, ci stanno daini, ci sono tante specie che però ovviamente per via della mancanza di una qualsivoglia catena alimentare sostenibile e naturale vanno all'eccesso e provocano chiaramente le diverse azioni che l'uomo deve mettere in atto per poter far sì che tutto quanto si regga. Ora, ripeto la domanda dopo aver detto questo. Secondo voi è importante definire quelli che sono le caratteristiche del luogo nel quale si vive, il che non significa scendere a patti, ma significa modulare il pensiero a seconda del fatto che Roma è una città 3 volte Madrid, per esempio, in superficie, e quindi ha bisogno di un tipo di azione differente da quella che per esempio può essere una città della Val d'Aosta. Il contesto cambia l'opera. O il rewilding è, diciamo, un tappeto. A seconda di quello che la zona ha bisogno, bisogna intervenire in modo diverso per il rewilding. Ad esempio in Abruzzo bisogna lavorare sulla connettività, sull'impedire abbattimenti, sul mettere in sicurezza le strade, eccetera. In Scozia o in Gran Bretagna si deve intervenire sul reinserire lupi, riforestare, eccetera. Quindi le dinamiche in cui il rewilding viene svolto sono molto diverse. Ma non toglie che comunque dobbiamo, secondo me, non dobbiamo comprometterci, cioè dobbiamo vedere, ok, qual è il massimo che potremmo raggiungere a livello anche di integrazione ecologica di una città in un ambiente, in che modo possiamo integrare la natura in città, ovviamente secondo i canoni di quanto è grande quella città, quante persone vi abitano, eccetera. E un'altra cosa, non dobbiamo credere che queste condizioni, cioè quanto Roma sia grande o come è strutturata Milano, siano cose che non possono mutare nel tempo. Potremmo anche avere un progetto da qua a 50 anni su come rendere Roma più strutturalmente agibile, con meno sprawl, cioè con meno costruzioni, meno palazzi, come integrare questo in una dinamica appunto ecologica, ecosistemica. E secondo me quello che forse manca ai progetti è un po' di lungimiranza anche dal punto di vista culturale, come dicevamo prima, e quanto appunto il desiderio culturale di cambiare le cose o di vivere in modo differente possa modificare anche la geografia di un paesaggio. Tra l'altro indubbiamente... Scusami, per quanto riguarda quello che hai detto prima, se le persone non si rendono conto e sono troppo disconnesse da quello che sta accadendo a livello ecologico per interessarsene, mi pare. Sì, il problema non è quello che... è quello che non vediamo, nel senso... Quando si parla di rewilding si parla anche di shifting baseline syndrome, cioè amnesia generazionale, e non ci rendiamo conto che laddove siamo cresciuti avendo un palazzo davanti a casa nostra, magari prima c'era un bosco o c'era un cortile in cui c'era molta più biodiversità, quindi forse non ci rendiamo conto del graduale e lento processo di urbanizzazione e mancanza di biodiversità che ci circonda. Non dovrebbe essere normale non poter vedere lepri, volpi, conigli o uccelli, lupi, no, anche lupi in zone non troppo urbanizzate come Milano, diciamo. Il problema proprio qui è assolutamente radicale, nel senso che io adesso su ogni tema che stiamo affrontando adesso ci potrebbe essere tutto un discorso lunghissimo da fare dietro, quindi immagino anche per il pubblico che magari alcune idee possono essere molto radicali, molto strampalate, ma c'è tutto un discorso dietro da fare che con estrema attenzione. Innanzitutto il rewilding è molto di più di una nuova pratica di conservazione, quindi non c'è un ricettario del rewilding. Il rewilding è più il dove si vuole andare rispetto al come si vuole andare. Poi ci sono il discorso corridoi, carnivori, cuori di biodiversità, tutte cose bellissime, interessantissime, con validissime anche basi scientifiche, perché appunto sono tantissimi studi necessari, papers che sono utilissimi, necessari, perché comunque quello che bisogna capire è, non è, io immagino che il pubblico sia più o meno formato come voi, o che sia un pubblico comunque che studia scienze naturali, ecologia, biologia, eccetera, e io temo che il problema principale non sia tanto dialogare con queste persone. Cioè, io capisco anche la buona fede del conservazionista, che io chiamerei direttamente rewilder, se aderisce a una visione più radicale della trasformazione di questa società. L'idea è che loro magari fanno anche le cose fatte assolutamente bene, cercano di fare meno intervento possibile, ma la verità è che la conservazione non è qualcosa che appartiene alla scienza. La conservazione, lo dicono anche i più grandi conservazionisti, è un settore interdisciplinare, e pensare di fare conservazione, non so, mettendo il radiocollare al grifone, o andando a ricreare una riserva dove mettere dentro i castori in Scozia, eccetera, sono cose bellissime. Ma poi le implicazioni sono altre. La conservazione non la fa la persona laureata in ecologia che rilascia il castoro lì nelle Highlands, la fa anche la persona che si occupa di far passare delle leggi per cui non possono essere abbattuti i castori. Infatti sì. Nel 2019, quindi con un deciso ritardo, è arrivata una legge di tutela del castoro, ad esempio in Scozia, e nonostante la legge sulla tutela del castoro si possono ancora prendere le licenze. Le licenze praticamente non sono monitorate in alcun modo, nel senso che tu le dai, non c'è non ti chiedono un perché, un per cosa, e praticamente basta fare richiesta, il comune te la rilascia, tu vai, spari il castoro che sta nel tuo giardino, e quindi sta a qualche volontario andare a mettere una recinzione, evitare che il castoro si mangi l'albero preferito dal landlord locale, perché sennò quel castoro finisce male. Non c'è nessuna base di ecologia nella formazione delle persone e nessuna idea di cambio valoriale, perché appunto i valori non sono qualcosa che viene insegnato, però è solo attraverso i valori che cambia la realtà, e le cose che si possono fare sono tantissime. Una cosa che veramente mi stupisce tanto, noi parliamo di Homo sapiens come una specie estremamente etologicamente creativa, ma io vedo semplicemente continuare a ripetersi i medesimi modelli culturali, sociali, di identità per contrapposizione, e bisogna cominciare a lavorare, ma lavorare seriamente, a far sì che il tema del rewilding, il tema della natura, il tema della fauna selvatica sia qualcosa che appartiene a tutti, dai bambini fino a quando vai a laurearti in qualunque cosa ti laurei. Perché ad esempio, se tu non sai riconoscere la fauna locale, se non sai cosa sono i servizi ecosistemici, eccetera, stai già implicitamente facendo un danno, perché quando voterai, quando farai determinate scelte, farai un danno. Ma ad esempio a livello di cosa non cambiamo, c'è tantissimo che si può cambiare. Il modello economico si deve cambiare. Se uno fa un minimo della storia dell'economia, pensa che il prodotto interno lordo non è cresciuto sugli alberi, il prodotto interno lordo è stata una precisa scelta politica che è in conflitto completo con l'idea di omeostasi del pianeta, per dirne una. L'idea che una donna sia completa soltanto se fa figli, e quindi deve sfornare figli, eccetera eccetera, è un'idea culturale che magari ha qualche base anche biologica, ma la base biologica non determina automaticamente questo outcome, e se tu non vai a lavorare su questi aspetti non puoi aspettarti che una società domani possa realmente cambiare. Io immagino una società, ad esempio, in cui un domani non ci sarà più la caccia come c'è adesso, e io personalmente sarei per abolirla o lasciarla comunque soltanto in condizioni estremamente legate a una competenza ecologica, nel senso in cui le persone che vogliono avere un fucile in mano si prendono e si fanno un corso sulla fauna locale, perché altrimenti accade che poi una persona va in Trentino, viene attaccata da un orso, dice che era lì per una battuta di caccia, e quando l'orso lo carica comincia a prendere a pugni l'orso e dice: ah, ma io ho letto in un blog che con gli orsi bisogna comportarsi così. Vuol dire che tu di orsi non ne sai nulla, non sai nulla di fauna selvatica, e stai cacciando in una zona in cui la fauna selvatica è quella lì, allora sei una persona ignorante, non competente, non dovresti fare questo tipo di attività. Quindi bisognerebbe totalmente cambiare il mindset della società, come il fatto che non possiamo più pretendere a livello europeo, è una cosa su cui noi siamo in profondo disaccordo con Rewilding Europe, pensare di continuare a dire dialoghiamo con gli stakeholder, coinvolgiamo gli stakeholder, ma andate in città, avete idea di quanta gente che non è, anche lì, non è cresciuta in città per un motivo, come dire, è nata perché la sua essenza è quella di essere un cittadino, cioè è nata perché i genitori sono spostati magari dalla campagna, si è trovato cittadino, non ha scelto di essere cittadino, e che tornerebbe volentieri a lavorare magari sugli Appennini o sulle Alpi, eccetera. Eppure queste persone non vengono coinvolte, perché non vengono creati nuovi portatori di interessi, vengono semplicemente forzati i stessi portatori di interessi. Io arrivo su un grande progetto di conversione ecologica del territorio, e dico ok, la prima cosa che facciamo è diamo altri soldi ai farmer per tenerceli buoni. Questa è una cosa sbagliata, crediamo semplicemente un circolo vizioso per cui un esiguo numero di persone continuano ad essere i più rumorosi e quindi continuiamo a dargli incentivi, ma invece non pensiamo magari che c'è una buona fetta della popolazione che magari a Roma, che è giovane, che si è laureata, che ha un sacco di voglia di mettersi in gioco, che magari potrebbe essere interessata a tornare lì a lavorare e lavorare con una testa diversa. Invece continuiamo con questi giochini e la contrapposizione tra tu sei un cittadino, sei a Milano, quindi puoi essere vegano, quindi puoi dire che ti piacciono i lupi eccetera, ma non sai cosa significa vivere in montagna. Noi una delle prime cose che abbiamo fatto vivendo a vivere appunto in montagna qua è quello di dire guarda, noi sappiamo abbastanza cosa significa vivere in montagna e non abbiamo cambiato idea neanche di una virgola circa la nostra prospettiva con la fauna selvatica, perché a volte semplicemente c'è una sorta di campanilismo e se noi non ci muoviamo anche a creare nuovi stakeholders invece che continuare a dialogare con gli stessi, il mondo non cambierà mai. E questo è estremamente importante, è il motivo per cui abbiamo viaggiato, abbiamo parlato appunto con gente che vive in mezzo agli orsi in Finlandia per poter poi tornare qua e parlare con gente che grida al lupo quando vede il lupo su una strada o su un giardino fuori da un parco nazionale. E il problema è che se noi al giorno d'oggi pensiamo di poter vivere in un mondo sostenibile, biodiverso eccetera e poi ci scandalizziamo per un lupo in giardino in una regione come la Valle d'Aosta, allora siamo semplicemente o fuori di testa o teriofobici, e allora dobbiamo farci tutti un lavoro. Teriofobico significa che abbiamo una fobia specifica nei confronti degli animali e allora dobbiamo farci un lavoro di psicanalisi collettiva come società, perché non può succedere questo. Matteo, non so se io avevo due domande, ma per abbassare un po' il livello verso il terminare della live, e avevo due domande. Volevo solo condividere che ero in assoluto, diciamo, ero d'accordo sulla necessaria, diciamo, educazione più estesa e sensibilizzazione e mostra delle reali, diciamo, tematiche ecologiche e gli aspetti reali naturali anche alle persone che si sentono distanti per questioni sociali e quant'altro, e che condividevo anche il fatto che appunto la conservazione si basa anche sulla multidisciplinarità, per cui la ricerca di base e quei numeri che avete citato sono solo un tassello di un puzzle che deve essere completo al fine di appunto raggiungere obiettivi reali. Motivo per cui il faro, dal punto di vista probabilmente della conservazione, quello che state facendo oggi su Twitch ha probabilmente più peso di quanto farete con il reale lavoro sul campo. Cioè, molte persone non ci rendiamo conto, ma accade anche questo. Accade appunto che in realtà il grosso del lavoro nella conservazione lo facciano anche i giovani o anche non giovani volontari, e spesso non ci rendiamo conto cosa fa veramente la differenza. Molto spesso quello che fa la differenza non è il percorso canonico. Noi potremmo essere a fare semplicemente ricerca sul castoro e mettere fototrappole e vedere il castoro e poi tornare a casa e pensare alla nostra vita è completa così, ma abbiamo deciso ad esempio di esporci e cominciare a un movimento di critica. Questo ci porta più soldi in cassa? No, però magari ci porta a cambiare la testa di alcune persone che a loro volta cambieranno la testa ai loro parenti, ai loro amici, eccetera. Quindi è un processo, ognuno deve fare in proporzione alle proprie capacità, alle proprie possibilità, la propria scelta, però è una scelta sempre orientata sempre da valori. Non credo che voi siate qua a parlare semplicemente per piacere, ma credo che ci sia anche un valore nella divulgazione. E il valore va insegnato da subito, va insegnato nelle scuole, va insegnata l'educazione civica, ambientale, va insegnato che la cultura forma prima di tutto il cittadino, l'umano e soltanto secondariamente il lavoratore. Ed è il motivo per cui nel concludere vi faccio questa domanda, chiaramente è molto più semplice, molto più leggera, anzi due. Una è... un evento che vi è capitato, insomma, perché cerco di fare sempre una conclusione un pochino più leggera rispetto alla forte tensione che abbiamo sentito durante tutta la conversazione, e su qualche aneddoto simpatico che vi è capitato mentre insomma avete fatto i vostri viaggi, insomma siete stati ovunque, quindi immagino ce ne avete a palate. Non so immaginare. L'ultima domanda invece, se volete raccontarci. Voi parlate di Rewild Academy Ma visto che parlate di appunto cambiare elementi, cambiare gli stili di vita, la cultura dalla base, ma avete mai pensato a una Rewild Nursing School? Partendo proprio dalla base? In realtà sì, infatti c'è un progetto che ho fatto partire in Lombardia che si chiama Semi per il futuro, per portare determinate idee di ecologia praticamente nelle scuole. Poi ci non sono, l'ho più seguito. Poi io non l'ho più seguito perché doveva essere a tutti i livelli dell'istruzione e io mi sono preso la fetta di istruzione superiore, che poi è quella per cui non abbiamo ricevuto i fondi, quindi il progetto poi l'ho lasciato ad altri. E poi è nata anche la catena da lì, Semi per il futuro, che è la catena, la collana Semi per il futuro, con cui ho fatto pubblicare giovani ricercatori su tematiche ambientali, di ricercatori di qualunque campo. E anche quello è stato un bel progetto, però l'idea sì, è l'idea proprio di partire dalle basi, fare un rewilding a 360 gradi, per cui stiamo anche pensando un futuro a contenuti proprio per i bambini, anche un libro sui 10 animali più iconici dell'emisfero boreale, raccontato appunto in quasi fumettato. Però ovviamente, come avete visto quando abbiamo raccontato la nostra vita, è vero che a volte sembra che abbiamo il dono dell'ubiquità, ma cominciamo a sentire qualche difficoltà nel poterci duplicare. Capisco, ci credo. Invece quindi mi fa piacere, insomma, che non era così sciocco, insomma, dire una cosa del genere. Ci sono diverse realtà, per esempio nei dintorni a Roma. Noi abitiamo un po', vabbè, lui abita in Abruzzo, si è trasferito lì, io abito un pochino più in periferia, e ci sono diverse realtà un pochino più rurali di asili, per esempio c'è un qui vicino a Ostia un asilo che si chiama Asilo nel Bosco. Fa tutto un tipo diverso di esperienza dell'apprendimento, completamente diverso dallo stare seduto su un banco di scuola, e piuttosto che l'asilo del mare, visto che io abito sul mare, stessa cosa dell'asilo del bosco, soltanto il bambino si porta in un altro ecosistema naturale. Va bene, no, comunque... Sì, ok. Di aver fatto una di queste scuole, posso quello che ho fatto, quindi assolutamente. Sì, mi sarebbe piaciuto anche a me tanto. Infatti è per quello che lo dico. Se racconti... vabbè, scusa. Dimmi. Volevi sentire. Se si racconta l'educazione di queste piccole realtà, penso una mamma media si mette mani nei capelli. Sì. Cioè... No, ma che sei pazzo, che ti butti nella pozzanghera? Al mare d'inverno con quel freddo, al mare d'inverno fuori col freddo, è vero, sì nel porto salsa, cioè assurdo. No, che fai? Comunque gli aneddoti secondo me adesso sono estremamente curioso. Allietateci la nostra prima di andare a dormire. Beh, allora io volevo raccontare quello dell'orso, ma vorrei quale racconto, quella della mucca in Scozia. Quello della mucca. Racconto questo all'orso perché appunto l'orso è anche un po' il mio animale totem, se così ti vuol dire. Mi piacerebbe con la mucca. Però la mucca quella scozzese che è carina. La mucca non è la mucca scozzese non è il tuo animale totem, Eleonora, però. No. Ok. Il suo ricco, quindi. Allora, praticamente eravamo in Finlandia a fare ricerche sull'impatto sociale della presenza dei grandi carnivori. Ci troviamo nel sud della Carelia, che poi ha dato origine ai cani della Carelia, che sono proprio quelli che si utilizzano per la rieducazione degli orsi, quindi proprio viene dalla regione. Facciamo la notte in questa cabina in legno proprio miserevole, che tipo perse nel bosco, ma questa cabina che è tipo larga giusto per un letto, ha una piazza in mezzo e 2 metri lungo, quindi è un buchetto fatto in legno con una porta che non si chiude. Era praticamente piena estate, quindi il sole costantemente, nel cuore della foresta, che 4 ore di cammino in ogni direzione e tu comunque avresti trovato solo foresta. A mezz'ora da noi un accampamento tipo rusto, nel senso che era di questa gente dalla Carelia al confine con la Russia, così che faceva grigliate bellamente. Andare a pescare sul fiume e poi grigliare a grigliare a volontà. Io che stavo lì a studiarmi tipo De Pennerero, Cristina Eisenberg sui manuali su come comportarsi in presenza di orsi, mentre mi aggiornavo, in cui leggevo tutti i modi in cui la gente può morire male a causa di un orso bruno. e uno di questi indubbiamente è, cioè noi dicevamo di legare il cibo ben confezionato, ben chiuso all'albero a una certa altezza, distante dalla tenda, eccetera, non fare, non, appunto, non mangiare vicino a dove dormi, eccetera, questi che ci grigliavano così. Le grigliavano e poi sono chiusi nelle loro case serie, però loro, cioè dopo che hanno finito di grigliare sono chiusi nelle loro case serie, mentre noi eravamo a distanza, c'era l'odore ancora di grigliate che arrivava dal bosco vicino a noi, noi eravamo in questa casetta minuscola, la porta non si chiudeva, ho dovuto prendere i tappeti, mettere contro la porta e chiudere, altrimenti c'era proprio la luce, eccetera, così, e a un certo punto poco fuori dalla casetta c'era appunto tracce di orso, fece, eccetera, nonché a non molta distanza lì passa una madre orso con il cucciolo. Io ero lì che appunto mantenere la calma, con un orso si deve comportare così e cos'ha, avevo studiato tutti i manuali, però dovevo andare in bagno, terribilmente. Il bagno non era una cabina, era esattamente dall'altra parte del boschetto a cui passare, quindi praticamente, a parte che ho fatto la notte, forse una delle notti più terribili della mia vita, ho detto va bene il rewilding, però adesso lo rifarei, però ammetto che 3-4 anni fa, quando l'abbiamo fatto, ero molto più suscettibile. Allora praticamente ho aperto la cassetta degli attrezzi, sono uscito con tipo una scure e sono andato a urinare con una scure in mano, pur sapendo che non avrei mai dovuto fare nulla di questo tipo, cioè tutto quello che avevo studiato mi diceva di non fare questa cosa. Però io devo andare in bagno, prendo una scure almeno. E stavo impazzendo, avete presente l'idea, c'è già la luce 24 ore al giorno, ti fa andare... Zanzare, sì, che poi lì nella zona vicino all'Artico aumentano tantissimo, uno direbbe non ci sono, a nord invece è pieno di zanzare, quindi non dormivi, ti rigiravi costantemente, sudatissimo per il caldo perché c'era un'estate anomala, quella che avevano fatto anche i fuochi famosi che ha bruciato un po' di Scandinavia, in Svezia particolarmente, e quindi già delirante tipo a visioni sono uscito con questa, in mutande, con questa ascia in mano, e per cercare di trovare un posto dove intanto in lontananza vedevo se si muovesse qualcosa, È stato abbastanza... Vabbè, voi eravate praticamente una scatoletta di tonno che l'orso doveva soltanto aprire e mangiare il contenuto, così proprio... Giustamente. Sì, non è stato proprio... Poi la mamma orso con i cuccioli, che poi sai che la cosa tu proprio non devi mai andare a toccare, hanno deciso tipo di accamparsi di fronte a questo casolare, quindi io dovevo uscire sperando di non imbattermi in questi animali, quindi quello è stato abbastanza teso come cosa. Sì. E l'altra invece, l'altra storia è più noiosa, dai, non so se... Dipende da come la racconti. Ah, vabbè. No, vai tranquilla. Allora, in pratica stavamo lavorando per questo progetto di rewilding su un'isola al scozzese, e parte di questo progetto era usare la mucca tipica scozzese per avere gli effetti di grazing dei grandi erbivori, mentre appunto si reintroduceva anche altro tipo di fauna, si riforestava, eccetera. A un certo punto ci chiamano e fanno: ah ragazzi, sono scomparse due mucche e un cucciolo, dovete andare a trovarle e riportarle qua. L'isola era piccola, però cioè non era così tanto piccola, quindi abbiamo passato... Un po' di Appennino, diciamo, piovoso. E abbiamo passato un giorno intero ad andare lungo e largo a cercare sta cavolo di mucca, che chissà dove poteva essere andata, ovunque, non c'era. Alla fine sentiamo un odore strano e purtroppo ci guardiamo vicino e c'era questo posto orribile in cui una delle due mucche era caduta dentro ed era morta purtroppo da giorni. E allora ripercorri tutta l'isola, vallo a dire al responsabile, e allora cosa decidono di fare? Decidono di estrarre il corpo. Prendono questo trattorino minuscolo, si fanno a 40 km all'ora tutta l'isola. Ha cominciato a piovere, non ci possiamo mai. E andiamo lì a estrarre la mucca, se non che mentre la stiamo estraendo, tutti coperti di fango, piove, il trattorino si sprofonda, si affossa in questo fango enorme di tipo 20 centimetri, e noi lì a guardarlo facciamo: ok, come cavolo facciamo a far uscire il trattorino? C'era tutto il villaggio, tutto intorno al trattore, tutti sporchi di fango perché... pioveva, cioè si sta creando una pozzotica tedesca. Una persona lì accanto portava queste travi enormi da mettere sotto le ruote e tipo c'erano 5 persone, 6 persone, ma anche i bambini a saltarci sopra a cercare di far schiodare. Sì, stavano facendo tipo effetto catapulta, cioè sotto del fango aveva infilato le assi sotto il trattore e c'era tipo il mezzo villaggio che saltava sulle assi per cercare di far tipo alzare il trattore. E alla fine siamo riusciti dopo più da di uno. Quanto? Madonna. Infinita. In Scozia piove, c'è tanto fango, è vero. Cioè. Ok, non c'era un secondo trattore per trainarlo e magari. Quello sarebbe stata squisitamente italiana. Guarda, la gru che affonda per prendere il trattore, sarebbe stata una scena proprio tragicomica. Cioè, voi dovete immaginare tutta la scenetta con calma. Andatelo. Missione di oggi di Rewilding. Recuperare una mucca. La mucca è morta in un posto. Andiamo ad ispezionare, sì, è morta, e comincia a piovere, la leghiamo per tirarla fuori, diciamo, a mano non si riesce, quindi scendiamo tutto, troviamo un trattore, portiamo tutto il trattore si incaglia, allora dobbiamo cercare di tirare fuori il trattore, ma il trattore si incaglia ancora di più, e quindi chiamiamo la gente del villaggio, tira, non succede niente, prendiamo le assi, cominciamo a saltare sulle assi, nel momento c'è una tipica giornata scozzese. Ma la mucca alla fine poi? No, una è morta, l'altra? No, l'altra l'abbiamo trovata. No, ma quella l'avete tirata fuori poi alla fine, dico. Si è fatta i fatti suoi ed è tornata al villaggio così. Di sottoponte. Dopo è tornata. Va bene, perfetto, meraviglioso. Era proprio quello che volevamo sentire prima di andare a dormire. Considerando però insomma che la disperazione, considerando però che insomma degli argomenti li abbiamo soltanto praticamente sfiorati, non siamo realmente andati poi nel profondo, chiaramente il tempo era quello che era, ma io vi invito insomma, se siete stati attenti fino ad adesso, a seguire Wild Matters nelle loro avventure, mi viene da dire, sia qui in chat, sia se state seguendo questa puntata su YouTube, nei commenti io metterò tutti i link del caso ai loro social e ai libri, insomma potete leggervi della Rewild Academy e di tutto quanto. Benissimo, io ringrazio tutte le persone che sono rimaste fino a quest'ora eroi ad ascoltarci. Ringrazio l'altro eroe qui a fianco a me che dopo 96 ore di laboratorio ad analizzare cozze e ostriche è venuto qui questa sera trafelatissimo, e chiaramente ringrazio gli ospiti della serata, Eleonora e Nathan, che ci hanno spiegato delle cose che sinceramente io poi quando invito delle persone invito proprio per delle curiosità, dei dubbi personali, ecco, queste sono sempre domande che faccio non perché voglio allietare la serata, ma perché io stesso ho un dubbio sul ok, io ho letto questa cosa, ma voi che cosa ne pensate? Facciamo uno scambio di opinioni. Benissimo. E come sempre noi ci trovate su tutti i social, insomma ormai avete capito l'antifona, noi ci rivediamo martedì prossimo, ci vediamo un bel documentario, ormai abbiamo fatto questa nuova predisposizione, questa nuova formula, forse noi invece del venerdì cambieremo, non sappiamo, io la butto lì come giorno, invece del venerdì sera cambieremo il giovedì sera, perché apparentemente la gente inizia ad uscire il venerdì sera come si faceva un tempo pre-covid, e quindi forse ci toccherà mettere un giorno che non... un giorno che avrà più spettatori, e vi terremo aggiornati, seguiteci sui nostri social e ci vediamo alla prossima. Ciao.